È la vigilia di Natale. Holly è appena andata a dormire quando si sveglia all'improvviso. Che cosa sarà quel suono? Holly corre alla finestra, ma fuori non c'è che una bianca distesa di neve. Prende la slitta, scende al piano di sotto ed esce verso la notte. Ridendo felice, fa un salto per prendere un fiocco di neve, quando sente di nuovo quel magico suono. Decide di seguirlo. Scendendo dalla collina, lo sente ancora. Questa volta è molto più chiaro. Con il sibilo del vento e lo scuotersi degli alberi, il tintinnio si fa sempre più forte. Holly si avvicina, fa un respiro profondo e coraggiosamente si inoltra nel bosco. Là trova un collare con dei piccoli campanelli d'argento che penzola da un ramo. Chissà di chi sarà. A un tratto sente un nuovo suono. Una renna procede sulla neve fresca e si avvicina a Holly. «Ciao», bisbiglia la bambina incredula. «Stai forse cercando questo?» La renna si inchina e Holly le allaccia il collare. Poi si piega ancora di più. Holly capisce subito cosa fare e le salta in groppa immaginando di cavalcare con lei nella foresta. Invece, con grande sorpresa, spicca nel volo nel cielo della notte, allontanandosi dagli alberi. Insieme sorvolano campi innevati e mari che brillano al chiarore della luna. Durante il viaggio Holly trema dal freddo. Allora la renna pensa di riportarla a casa. Arrivano atterrando dolcemente sulla neve. «Grazie», sussurra Holly. Holly e la sua nuova amica non vorrebbero separarsi, ma c'è qualcuno che questa notte ha bisogno della renna. Holly si avvicina assonnata verso la sua cameretta. E in sogno rivede il suo magico viaggio. Questa volta le campanelle d'argento non la svegliano. Mentre la renna sta ancora volando nel cielo della notte. Il mattino dopo, tra i suoi regali, Holly trova qualcosa per pensare sempre alla sua nuova amica. Arrivederci all'anno prossimo.